Mi riallaccio alle frasi di Jean Guillaume nel dimostrare il mio apprezzamento per questo lavoro, che è una monografia che aspettavamo da molti molti anni. Il lavoro di Marchini, sintetico, efficace, misurato, l'ultima monografia in realtà su Giuliano da Sangallo risale al 1942, abbiamo quindi veramente, dopo molti anni di lavori, di studi che si sono succeduti, finalmente una monografia su Giuliano da Sangallo, con le difficoltà, dobbiamo rendercene conto che una monografia chiede oggi, non si scrivono monografie, se ne scrivono poche, soprattutto su personaggi così impegnativi, perché spesso si lavora in equipe per libri dove si raccolgono opinioni diverse, saggi, punti di vista. L'impegno di una monografia è qualcosa di veramente terribile ed è dimostrato dalla bibliografia che è inclusa a questo volume, estremamente estesa, estremamente impegnativa. Quindi, prima di tutto, un plauso a questo impegno straordinario che ha portato, all'impegno straordinario che ha portato alla costruzione di questo volume, su un architetto determinante nel passaggio nella seconda metà del 400 e nei primi anni del 500 e ancora di più, secondo me, alla luce di quello che questo volume racchiude, soprattutto negli anni tormentati di questo via vai continuo fra Roma e Firenze, che vedono Giuliano riaccendersi ogni volta di speranze per incarichi nuovi sul palcoscenico romano o nella realtà romana, e che poi lo trovano piuttosto deluso. Di Giuliano da Sangallo persino la data di nascita è ancora incerta. Già affrontare questo tema non è facile. 1442-43 o 45 o 55, cambiano molte cose in un decennio, in quegli anni in cui le novità si affacciano, e Sabine Frommel affronta immediatamente questo tema, e presentando nel volume una sintesi d'insieme che introduce capitoli che sono organizzati in maniera molto sistematica, perché si parla di committenza, di fasi e descrizioni dell'opera architettonica, problemi distributivi, anche delle diverse, fasi e successive accrescimenti dei lavori, una lettura formale, quella di cui parlava appunto Jean Guillaume molto opportunamente, e molto molto precisa, dettagliata, che guida, prende per mano il lettore e lo porta a constatare quanto realizzato, un preziosissimo regesto dei documenti. Anche questa è una fatica non piccola nel dare a chi studierà questo libro, e molti di noi l'hanno cominciato a studiare, gli strumenti per andare anche avanti in un lavoro che possa essere efficace, che possa essere, possa costruire su quanto adesso questa monografia ci propone. Il volume si concentra per propria dichiarazione sull'architettura religiosa e privata. Esclude perciò alcuni temi che pure sono importanti, che forse potevano essere parte di una monografia o potranno essere parte di un accrescimento di questa monografia, cioè la parte sull'architettura militare, che per molti architetti del 400 è, vorrei dire, quasi pane quotidiano, sicuramente lo è per Giuliano da Sangallo e per suo fratello Antonio il Vecchio, ancorché più giovane di Giuliano, ma più vecchio di quello che sarà il nipote celeberrimo che li seguirà. Escluso perché, scrive l'autrice, segue dinamiche diverse e la sua indagine avrebbe richiesto di estendere la ricerca anche all'opera del fratello minore. Un argomento, solido, che un po' ci fa però rimpiangere che questa alternanza non sia più approfondita, perché del resto non è ignorata, perché nel volume, anche con molta efficace sintesi, viene ripresa, cioè nel tracciare la storia delle opere di Giuliano si riprendono anche i legami con la sua attività di architetto militare.
Anche di teoria architettonica non si parla, perché del resto, scrive l'autrice, è sempre testimoniata solo da pochi disegni, ed è la verità, anche se anche questo aspetto potrebbe naturalmente essere oggetto di ulteriore attenzione, così come un esame approfondito dei disegni che avrebbe, che esiste nell'opera naturalmente, ma avrebbe ancor di più sostenuto questo che è però, ripeto, uno straordinario lavoro e una sintesi impegnativa e completa di tutta l'attività di Giuliano. Difficile soffermarsi su singoli temi. Io vorrei semplicemente segnalare che il volume mette in luce molto bene due momenti. Uno, naturalmente, quello legato a Lorenzo il Magnifico, e anche osserva che, morto Lorenzo il Magnifico nel 1492, affiora nell'architettura di Giuliano Sangallo una impronta, scrive, fortemente eterogenea. Questo è, io lo condivido assolutamente questo giudizio, ed è forse quello che ha reso difficile scrivere questa monografia, perché che invece ha saputo tenere insieme questi diversi momenti, quelli che appunto non sono più sviluppati negli anni certamente straordinari per Giuliano di Lorenzo il Magnifico, e che invece lo vedono seguire diversi committenti. Per poi, e questa è un'altra proposta del volume, di carattere unificante, trovare in Alfonsina Orsini, vedova di Piero de' Medici, la principale committente degli ultimi anni. Quindi non Giulio II, sia pure grande papa e mecenate, non Leone X, un Medici arrivato al potere e che aveva acceso sicuramente grandi speranze nel fiorentino Giuliano da Sangallo, servitore di Casa Medici, dalla sua prima ascesa, ma Alfonsina Orsini, vedova di un Medici, cognata del Papa, che l'autrice vede come possibile committente, anzi direi come committente, sia di Palazzo Medici Lante, intorno al 14, sia probabilmente, e forse ci potrà dire qualcosa l'autrice a questo proposito, anche del progetto di Palazzo Medici a Piazza Navona, una grandiosa proposta di Giuliano da Sangallo, sia per le costruzioni di Via Laura e l'assetto della proprietà Medici a Via Laura, che l'autrice colloca con decisione nel 1515-16, quindi siamo proprio all'estremo dell'attività di Giuliano. Il disegno non è dato per suo, ma è dato, se non ricordo male, probabilmente proprio di Antonio, cioè al fratello Antonio, e sciogliendo con molta decisione e capacità quello che è un dilemma che si è aperto e ha attraversato la storia, la storiografia negli anni passati, se appunto questo disegno fosse già per Lorenzo oppure proprio di questi ultimi anni. E poi con molta chiarezza, devo dire, anche sempre per probabilmente questa medesima committente, quelle facciate per San Lorenzo, o meglio, il volume dice che ideate forse per addirittura Santo Spirito, Giuliano adatta per San Lorenzo in occasione dell'entrata del Papa nella sua città nel 1515, che sapete è stato un momento straordinario di trionfo appunto del Papa Medici. Sono molto interessanti all'interno del volume, anche se non esplicitamente identificati in un capitolo o capitoletti, i rapporti con i contemporanei, gli artisti contemporanei, gli architetti del tempo, con gli scultori. Io devo dire che è sì una monografia, ma che tiene conto di tutti i progressi della ricerca
su anche gli altri protagonisti e sui comprimari del tempo. Quindi in questo senso io ho apprezzato tantissimo questa capacità di tracciare con sicurezza delle tratti di unione con le attività e con gli studi che naturalmente affiancano l'attività, affiancano gli studi su Giuliano da San Gallo. Si arriva anche al rapporto con Michelangelo, che non viene sviluppato nel libro, ma viene presentato con molta concretezza, naturalmente con cronaca, naturalmente con tutti coloro che insieme a lui lavorano in quegli anni, si intende Bramante e Raffaello. Il paragone con Bramante, diciamo, suscita una serie di domande in merito al linguaggio di Giuliano da San Gallo. Sono tante le domande, naturalmente io cercherò di limitarmi ad alcune brevi osservazioni. E anche qui a dire che ho molto apprezzato questo paragone, anche qui sintetizzato con chiarezza e efficacia, con Bramante, per rispondere a una domanda alla quale noi non potremo mai rispondere, perché Giulio II abbia alla fine deciso per Bramante invece che per Giuliano da San Gallo, che pure lo aveva servito, e lo aveva servito in particolare a Savona per la costruzione del grande palazzo che Giulio II intendeva costruire e che lasciò a mezzo, diciamo, dal 94-95 in poi. Il linguaggio di Giuliano da San Gallo è visto anche in relazione alla continuità con Brunelleschi, naturalmente brunelleschiano sì, in quanto fiorentino, e questo sarebbe un tema che mi piacerebbe discutere a lungo e a fondo, anche con l'autrice ma anche con i presenti, ma certamente anche assai diverso da Brunelleschi, diverso sia nel strutturare le sue chiese ornate, penso a Santa Maria delle Carceri, ma anche poi alla sacrestia di Santo Spirito, nell'utilizzare l'ornamento, nell'abbondare nell'ornamento, nel rispondere in questo modo forse anche a un altro spirito fiorentino, quello della varietà nell'ornamento e la ricchezza nella scultura, possibile anche per le capacità degli scultori presenti in Firenze e non altrove con la stessa abilità, ma anche per quell'affermazione che Sabine Fromme l'avanza, che proprio a proposito della sacrestia di Santo Spirito dice presso poco, come adesso cerco di riportare, cioè che Giuliano da San Gallo in quel caso, dove si vedono gli ordini, diciamo, distaccati sugli angoli sia dell'ottagono, ma in realtà distaccati anche nella scarsella che si affaccia sull'ottagono in fondo, perché sono semplicemente accostate le paraste, in quel caso, diciamo, privilegia il muro piuttosto che l'ordine come, diciamo, elemento strutturale, come aveva fatto Brunelleschi. Beh, a me sembra un modo, diciamo, forte ma molto interessante di presentare il tema, che trova, diciamo, rispondenza anche nelle altre opere di Giuliano e che coglie con efficacia una variazione fondamentale che esiste nell'architettura di Giuliano rispetto a quella di Brunelleschi e che lo lega, peraltro, come si può intendere, visto anche l'impegno di Lorenzo De Medici per l'edizione, al testo di Alberti, all'insegnamento di Alberti, che forse conobbe, ma che certamente, del quale certamente sentì molto parlare negli anni di Lorenzo, non è inevitabile che così fosse, e quindi, diciamo, rende complessa la restituzione di Giuliano, da parte di Giuliano, di un linguaggio all'antica che voglia cogliere la tradizione ma anche trovare novità ed espressioni originali. Che poi queste maturino forse tardi e forse non del tutto, questo è anche scritto nel volume ed è un bellissimo tema che naturalmente andrebbe poi sviluppato coralmente a fronte degli altri grandi protagonisti e naturalmente a fronte di Bramante.
Non so se è il caso di parlare ancora di qualcosa, non voglio dilungarmi eccessivamente, ma certamente un filo che c'è, uno dei fili importanti che c'è nel volume, è quello che è dato dalla successione dei palazzi, di questa architettura per committenza privata, che è un'architettura importante, che inizia proprio addirittura dal 73-74, come indica Sabine Frommel, con i palazzi Scala e Cocchi, e termina proprio con, l'abbiamo detto, l'ultimo anno di attività di Giuliano. Perché in questa costruzione, io credo che l'autrice sia stata particolarmente capace nel trovare dei fili che conducano attraverso questa vicenda. Anche se sappiamo benissimo che sia per i primi episodi, Palazzo Scala, Palazzo Cocchi, non abbiamo documenti che esplicitamente ci permettano di parlare di Giuliano, ma lo fanno le forme, e così è anche per gli ultimi palazzi romani, laddove invece l'autrice esclude le attribuzioni di Vasari dei palazzi di San Pietro in Vincolo, di Santi Apostoli e dell'abbazia di Grottaferrata. Anche qui io ho trovato, questo è scritto in una frase in tre righe, molto decisa e secondo me molto efficace. Naturalmente sarebbe stato bello avere questo volume ancora più spesso, sì, perché tutti questi confronti, questi rapporti, eccetera, avessero spazio per essere discussi, ma forse sarebbe stato anche troppo difficile seguirlo. Bisogna in realtà, per leggere questo libro, predisporsi a una lettura piana e piacevole, ma anche attrezzarsi, se si vuole, penetrare all'interno delle sue frasi. Molte sono le ricostruzioni presentate. Su queste, io devo dire, in alcuni casi ho avuto qualche difficoltà a seguirle per mancanza di orientamento delle piante, per qualche riferimento non immediatamente diretto fra testo e illustrazione, in alcuni casi perché alcune proposte non sono state approfondite, cioè spiegate in maniera approfondita. Per esempio per Savona, argomento che ho studiato, Sabine Frommel lo sa bene, è interessante la proposta di una possibile ipotesi di Giuliano da Sangallo, non c'è, questa ipotesi non è calata nella realtà, ma anche perché forse era assai difficile farlo, e quindi c'è questo lato. Per Palazzo Gondi, interessantissima la disamina delle fasi, e anche lì però sarebbe stato bello vedere un ulteriore approfondimento di quello che poteva essere l'intenzione di Giuliano, per esempio nella sostituzione o meno della torre familiare che poi sarà sostituita da Poggi. Per Palazzo, sempre per Palazzo Scala, un episodio diciamo centrale nell'attività di Giuliano e contemporaneo a Savona, curiosamente assai diversi, l'uno albertiano, l'altro invece più nella tradizione fiorentina, ma sono in luoghi diversi del resto, sarebbe stato ancora interessante studiare più a fondo le trasformazioni di Poggi anche per la parte scultorea. Qui naturalmente si aprirebbe un altro capitolo, Jean Guillaume l'ha toccato, cioè quanto Giuliano determini le scelte degli scultori. Questo è un bellissimo, straordinario tema che pervade tutto il Quattrocento, che in questo caso è fortissimo, così come lo è del resto anche in Palazzo Strozzi e per i completamenti di Palazzo Strozzi. Certamente Giuliano, scrive Sabine Frommel, ha guidato gli scultori, perché questo ci dicono i suoi disegni. Andare avanti è pericoloso, difficile, sarebbe estremamente interessante, e io spero che su questo l'autrice voglia
eventualmente proseguire, perché come Jean-Guillaume ha anticipato, anch'io credo che una lettura di questi aspetti dell'architettura approfondita possa rivelarci molto sulle intenzioni, sui programmi, sulla qualità di coloro che hanno, diciamo, creato queste espressioni del linguaggio all'antica che nel 400 si affacciano e si impongono nei primi anni del 500 in Italia, e da lì verranno tratte, coniugate, trasformate in Europa. Io non posso che quindi felicitarmi con l'autrice e sperare che si possa ancora lavorare su questi temi. Grazie. Grazie al professor Paolo Fiore, chiederei al professor Pier Nicola Pagliari di venire al tavolo. Nel frattempo ricordo che questi grafici che faceva riferimento il professor Fiore sono Giancarlo De Meo, e questo mi aiuta a collegare anche la straordinarietà delle immagini che ha sottolineato, qui ha dato un suo applauso anche Jean-Guillaume, che le immagini sono di Saverio De Meo, e diciamo, perché tutta la collana Edifi, Casse di Risparmio di Firenze nasce dalla tradizione di un grande fotografo come Paolo Baccherini, e questo mi sembra importante sottolinearlo, scomparso recentemente. Ecco, il professor Fiore faceva riferimento ad un'impronta eterogenea evidenziata da Sabine, ma Sabine Fromme la colloca attorno al 92 con la scomparsa di Lorenzo il Magnifico, e in fondo ne dà motivazioni attraverso gli spostamenti di Giuliano da Sangallo, attraverso la complicazione delle committenze, dice proprio continui spostamenti, ampliamento delle esperienze progettuali, senza programmi pienamente condivisi o diciamo senza il supporto preciso di una committenza. Ecco, e questo darebbe diciamo adito a questa sorta di dimensione eterogenea. Però la stessa Sabine ci mostra le tre tavolette no, delle città ideali, quella di Berlino, dove già per esempio si evidenzia la dimensione eterogenea nell'apparente unanimità di queste tre tavole. Mi pare che la prima, come dice giustamente Sabine, è condizionata in fondo dalla memoria di Palazzo Rucellai, di Palazzo Cocchi, delle prime architetture, diciamo in Palazzo Scala, forse delle prime architetture di Giuliano, mentre la seconda, quella di Urbino, è più segnata dall'ordine, dalle paraste, dalle semicolonne, e quindi è più in questa dimensione tra linguaggio fastoso e classicheggiante. La terza, invece, in maniera assolutamente contraddittoria, è segnata dal tentativo, esibito anche dalla compresenza della memoria trasfigurata del Battistero di Firenze e dal Colosseo al centro, il centro è tenuto dall'arco trionfale, però insomma c'è questo tentativo di coniugare memoria toscana e ordine classico alla luce di quella riscoperta del classico che farà soprattutto a partire dal 1506, soprattutto avvicinandosi alle posizioni bramantesche via via sempre di più. Non voglio togliere spazio al professor Pagliara, a lui la parola.